Ma le foto mandano su internet. Thank you.
Lasciala, vai. Museo delle industrie e del lavoro del Saronnese. L'ingresso è gratuito. Carlo Merci. Carlo Merci coperto. Nel Belgio nel 1907. Tutti i vari massimi industriali saranno saronnese, diciamo. È vero che si può cambiare, fare vedere come cambia lo scambio, no? Adesso vuoi vedere come. Thank you.
Ah, com'è che puoi far vedere? Ma cosa fa? Ma si sposta proprio oppure solo si muove la luce? Si muove solo la luce o si muove proprio? Può far vedere ancora un secondo che si muove, che non ho visto? Per indicare se lo scambio da dritto oppure per deviare la testa. Capito. E c'è ancora un far muovere un attimo. E poi ritorno indietro? Se la... Ho capito. Ah, bene. Allora... Ho fatto tutto il percorso che il treno doveva fare. Sì. E cioè con due... Ah, ho capito. Che adesso non si... E quando è che hanno cambiato il sistema? Quando è che... Nel 1995, dopo 100 anni. Dopo? Dopo 100 anni. Ah, ho capito. E hanno messo il sistema elettronico. Adesso c'è un sistema elettromeccanico dove si schiaccia un motore, un pulsante e tutto la fa più in automatico. Ah, ho capito. Però devi schiacciare il bottone. Non è che il computer stesso... Ho capito. Ci vuole il cabotaggio. Ho capito. Grazie. C'è cos'altro di interessante da vedere qua? C'è cos'altro di interessante da vedere? Sì, c'è il canale come sempre che i ragazzi non hanno visto. Pensi che lui è pakistano, eh? È pakistano, per cui per lui è ancora più strano vedere. Stava in posta, loro con due tastinoni battevano un alfabeto che però non era come lo scriviamo noi oggi. Ogni lettera o numero era formato da linee e punti. Si batteva lì rapidamente e faceva il punto, si calcava un po' di più e faceva la linea, dopodiché lo riceveva, lo scriveva in chiaro sul foglietto e mandava a casa il telegramma. Portavano dietro questi lamponi qui, si calzavano i piedi, si saliva sui pali, si agganciavano i fili e poi si poteva telefonare. Molto semplice, eh? Prima lo facevano per mandare un treno da una stazione all'altra, ci scambiavano il telegramma con quel telegrafo lì. Poi invece sono venuti i sistemi più lì, si scambiavano il benestare con questi strumenti qui. Si ruotava, si chiedeva il benestare, e allora l'altro dall'altra parte si rispondeva. Dopodiché, quando il treno era partito, questo qui si ruotava e rimaneva bloccato in questa posizione finché il treno, arrivato in stazione, azionando il dispositivo sul binario, lo liberava, allora si poteva riportarlo al normale. In modo alla sicurezza era che, non toccando niente, ruotando solo queste maniglie, il treno circolava in sicurezza per la stazione all'altra. Adesso è tutto automatico, il treno già nel binario c'è la corrente, bassa tensione. Il treno occupato in vari tratti di... Tira che viene su, vedi? Ecco, vedi Leonardo da Vinci. Vedi come si solleva la pietra? Perché attraverso queste... Leonardo da Vinci ha detto questo, sì. Attraverso queste pulegge si riduce di 12 volte lo sforzo per sollevare. Questo è il disegno originale di Leonardo da Vinci. Allora, c'è un signore di Cantù che fa il falegname, si è appassionato alle invenzioni di Leonardo da Vinci e ha costruito dei modelli per farlo vedere come. Era quella di Sant'Ambrogio questa, eh? Questi sono i meccanismi, ho capito. Sì. E quanti anni aveva questa? Questa gara è stata costruita nel 1881. Capito. È stata costruita nel 1881. Mi scusi, risulta Fraschini?
Il sorta Fraschini. Dov'è che stava qua? Dov'è che stava qua Saron? Da che parte? Di fronte al cimitero. Ah, ho capito. Questi sono dei motori grossi per i treni. Questi cos'è? I treni, detto questi? No. È molto scarico questi. Questi sono motori, sono state recuperate dai treni, ai treni accanto. Ah, questi però dei treni, giusto? E quelli invece molto scarfi, quelli, capito? E quando è che defu? Fino al 1990 macchine da stampo per tessuti. Così che apparecchio è? Cosa serve questo? Non è per bottigliare il vino. Ah, è bottigliare il vino, capito. Vedi quanto sono complesso. E tu pensa a chi l'ha ideata questa macchina e poi alle centinaia di persone che nella loro vita ci hanno lavorato. E molte volte vengono anche le signore che hanno lavorato nelle tessiture. Certo. Era gloriosa la Lesa, soprattutto per i giradischi. Era davanti alla sua zona, però. Era complicato che una volta era dalla Jetson. Mi sento che sono invece. Esattamente che dovrebbe recuperarsi. Quindi che ho tirato i colori. E i colori dove li mettevano? Tu dici che per colori i tessuti, no? Di ogni uno di quelli lì era. Ci mettevi i colori? E com'è che venivano distribuiti sulla macchina i colori? Cioè. Comunque Ah, ho capito. Gli stampi erano com'è quelli. Com'è che lo stampaggio a mano? No, quelli che gli stampi a mano. Usavano quello era fatto stampaggio. Ah, ho capito. Per i cosi di lusso, diciamo. Che moda questa macchina che è stata negli anni 30. Ah, ho capito. Quella tessitura sarò no, cominciando ad arrivare nel 1800. Capito. Questa è tutta la stanza dedicata alla Lazzaroni. Questo è i biscotti in Italia. Questa zona dove sono andati? In America, i Lazzaroni? No, che in America, sono in Abruzzo. Ah, in Abruzzo? Guarda quelli. Sulla. Sulla. Sulla.
No, vedo che per andare dove c'è la rotonda, no? Ma già se è il corso, ma già andiamo in mezzo. Il corso non va. Quale è questa? È questa. Lì c'è la cosa che gli spiana, la sfoglia, quando è tenuto su tutto viene affascinato, lì c'è ciò che gli sta, vabbè. Gli stampi, quindi io la parte di ciò, se non lo posso affascinare, non lo posso affascinare, non lo posso affascinare. La porta del porto. E questi invece cosa sono? Monatrici per che cosa? È la macchina per lavorare il campo. Non ho capito. Questo è il forno. Quello è un altro forno. Capito. Guardate bella la bellezza delle scatole che facevano. Erano belle, belle. E una Zaroni era una marca. Ah, scusi, come fa vedere, come si fa a sollevare qua? Come? Cioè, metteva, sollevava? Ah, che bello, che bello. Abbiamo detto, poi chiudevano. E quanto CB, capito, bello. Bello, molto interessante. Secondo te come fanno a farlo di Pasqua? Come fanno a farlo bello liscio dentro? Oh, vuoto, quello di cioccolato. Il vuoto. Allora ci hanno gli stampi, che una volta erano fatti di legnagna, adesso li fanno di plastica, mettono dentro il cioccolato chiuso, li mettevano dentro quelle pinze qui, girava la centrifuga in modo che il cioccolato si spandeva nella superficie interna dello stampo e creava il vuoto dentro. Dopo quando piano piano, sì, no, lo stampo lo mettevano dentro qui, dentro lo stampo mica il cioccolato, lo stampo lo mettevano in mezzo a quelle pinze qui, questo girava velocemente. Il cioccolato si spandeva all'interno creando il vuoto. Questo cos'è questo? Per... Quello serviva per mettere la pastella da mettere sopra la... Ah, capito, capito. Bene. E dire che dopo si tirava fuori, dallo stampo, cosa tramoggia, cosa serve? Per che cosa? Tostavano gli ardellini, quelle farine, quelle nocciole che c'è dentro dall'albicocca. Ah, ho capito. Poi li macinavano con la masa. Sì, sì. E li mettevano dall'impasto degli amaretti. Ah, i masi di albicocca, ho capito. Che non ci vedono dentro la mandorla nell'amaretto. Ah, ho capito, capito. La mandorla rossa. Ah, ho capito. Vedi quelle pitture del santuario di Sarova. Li mettevano anche sulle scale. Di pastatrice. Come dice, che cosa? Quella scatola lì c'è 110 anni. Ho capito. Qua dentro sono quel tempo lì non le facevano di metallo, le facevano di legno. Cartone. Ah, e poi le rivestivano con le... Che un tempo era di
macchinari che c'erano. Capito? Ah, e qui cosa c'era? Ah, il... Qui spianavano la sfoglia. Ah, capito. Poi prova a vedere dentro lì che braccina aveva quella impastatrice lì. L'impastatrice? Con la pasta. Quella? Impastavano per fare il biscotto. Mamma mia. Quella lì impastava 2 quintali fuori da volta. Mazzo. Quanti? 2 quintali. 2 quintali impastava. E questi cosa sono? Cosa... Poi così a tutti stampe per i biscotti che anziché essere il movimento del veicolare erano rotatori, poi sono macchine più moderne. Ah, capito lì. Le stampe a rotazione. Infatti devo fare il regalo di Natale dei biscotti e devo andare vicino alle Ursuline. Quelle cose lì. Sì, lì vicino alla Ursuline c'è la macchina della compagnia di Tocco. Ma le zone... sia con i prodotti qui sia con i prodotti in Abruzzo. Ah, ma quindi ora c'è ancora una produzione locale delle Lazzaroni, no? C'è lì Paolo Lazzaroni che fa qualcosa. Ah, ho capito. Il lamaretto sarebbe un parente vede che è diverso da quello. Capito. Sì, sono gli errori che hanno fatto nei tempi passati. Lo dico contro il mio interesse, perché io non è che non sono mai stato fermo. Dov'è quel giovane? Vieni qui, giovane. Adesso fai andare sta macchina. Vai, che ti sta bene. Un secondo solo, Dove vai? Perché un tempo, quando hanno fondato l'Istituto Padre Monti? Nel 1885 i ragazzi per farla comporre la stampa poi lavoravano, prendevano le letterine a mano una volta e li mettevano insieme. Poi è arrivata questa macchina che rende un prodotto più rapido. Sono meravigliosi che riescono a leggere le scritte alla rovescio, quelle che lavoravano. Sì, e queste sono. È meraviglioso. Faceva queste righe qua. Faccio vedere una grossa così riesci a vedere bene. Vedi che qui ci sono delle scritte. Qui c'è scritto Edi De Lutis, è il nome di una persona. Poi queste righe qua, una vicino all'altra, componevano la pagina di un libro, di un giornale, di un biglietto da visita, quello che tu dovevi poi stampare. Hai capito? Adesso usano il computer, ma prima si usava questo. C'era un contenitore chiamato magazzino. Magazzino del carattere, delle matrici. Le matrici. Le matrici sono fatte così. Sono fatte così. Andiamo in una prima. E qui è la parte dove, questa è una B maiuscola, vedi? E qui è la parte dove l'operatore legge, e di qui è dove viene iniettato una lega di piombo, c'è un crusolo, con delle resistenze che lo rendono liquido. Il pistone pompa, riempie una forma, che è questa, più le lettere che si presentano davanti, e viene fuori con una riga così con quello che ti compone. Facciamo un sarone. Io ho fatto saronno, poi mettiamo uno spazio, vedo che fa fatica a girare perché è fredda, c'è qualche impedimento, adesso lo sistemiamo. Poi il freddo non va bene su queste macchine qui, bisognerebbe che ci fosse una temperatura. Quindi sarono, spazio, facciamo varese, quello che vuoi. Vedi? Io faccio scendere delle matrici con un varese. La mando via, va alla parte fusione e alla fine ottengo una riga con scritto sarono, varese. Sì, capito? Però adesso il piombo, essendo nocivo, non possiamo farlo funzionare. Si vede solo meccanicamente.
questo punto vedi, la mandiamo via così, va la parte fusione, sarebbe tesa una riga così, si riprende le varie lettere, vanno di nuovo da dove sono vedete automaticamente, ognuno al suo posto. Tedesca. Questa è inventata da un tedesco, però questa è inglese. Ah, inglese. Poi l'hanno copiata anche in Italia. Allora, sapete, io prendo una matrice, dopo ti dico. Allora, le matrici che si trovano qui si chiamano fuori cassa. Fuori cassa perché sono tutte quelle lettere, simboli. Può esserci l'aereo, la nave, il telefono, che non fanno parte del nostro alfabeto, o del punto, virgola, del nostro alfabeto. Allora, queste qui si inseriscono a mano. Adesso vado veloce, porco Giuda, e devo guardare perché non gira. C'è un indurimento che non so perché. Ah, forse c'è. Aspetta un minuto, ok? Finito. Poi le prendiamo, dentro la testa, eh? E là, lì, guarda. Niente, eh? Dopo queste le rimetto a posto. Le rimetto a posto, adesso ti scrivo. Allora, mettiamo questa è una A e una E maiuscola, potrebbe esserci il simbolo del telefono, la lira, qualunque altro segno che non fa parte dell'alfabeto, si mette a mano. Devo guardare questa perché non gira tanto bene, non so. O che manca un goccio d'olio, comunque sta sempre. Vedi che non va. Questa qui si inserisce a mano. Allora facciamo così che tanto dopo smonto questo. Possono essercene tantissimi. Ah, cambia tipo di carattere, ho capito. Corsivo. Poi posso prendere questo, lo tolgo e ne metto un altro più piccolo. Che carattere metti? Ma questa è per fare il carattere, questa qui invece la si stampa. Si chiama pedalina questa famosa. Si chiama pedalina perché va a pedale. Ah, ho capito. E si mette la composizione qui. Adesso qui c'è il museo delle industrie, sono i titoli. Sì. Si mette il foglio di carta qui, l'inchiostro qui. Ho capito. Poi la si avvia. Ah, col pedale, è faticoso, eh. Una volta avviata, la salgono, prendono l'inchiostro, vedi? L'inchiostro, si mette il foglio, si toglie quell'altro. Per libri antichi, una cucitrice, ho capito. Guardi, invece Padre Monti, ho capito. Eh beh, questo è tutto madreale. E qui cosa c'era? Una costruzione, cos'era? Questa era la fabbrica che costruiva le locomotive per i treni. Ah, addirittura? Sì, con il vapore, poi si è anche quella verde. E dove stava questa? Era proprio di fronte alla stazione. Della Caproni, il gruppo Caproni, no? Vabbè, dopo c'era dentro anche Caproni. Ah, c'era Romeo, poi... Originariamente era nata come macchia fabbrica tedesca. Ah, ho capito. Poi è diventata Nicola Romeo nel 1918 e poi è diventata Cielo Europa che è fabbrica. A fianco della
casa c'è un campo alla chiesa, cioè. L'ha trovato distrutto, guarda, vedete che com'era distrutto. L'ha trovato in questo stato qui, questo è un camion che ha fatto la guerra di Africa. Ah, guerra di Africa addirittura? 43, ce l'hai sotto Froschino. Le che costruivano i sottofascini, 1000 al mese per l'esercito durante la guerra. Capito? Ma i sottofascini erano delle ditte più gloriose italiane, cioè. Perché a quei tempi non c'era la Ferrari, ma anche il lusso. Cos'era una? Ah, ecco, così già, quelle che sono impiegati. Io ho usato solo questo. Capito. E quello è uno strumento per le. E questo cos'è questo? Non ci sa. Beh, questo qui, questo. Sono degli stampi che usavano nelle officine di domande della famiglia. Ah, ho capito. Se è stata pirata per fare una cosa. Questa era la vecchia stazione di Milano Nord. E dove? Poi fu bombardata e fu ridotta in questo stato qui. E adesso c'è un palazzone alto di 9 piani. Quella lì nel 1943 è stata bombardata questa. È stata distrutta e la ritorno, poi gli fece la prima provvisoria. Cos'era un? La motrice, ogni asse della motrice aveva un motore di questo. Quindi questo qui è la casa esterna, dentro qui ci sono degli avvolgimenti di cavi elettrici, questo è, si chiama rotore, questo qui si chiama statore. Questo poi entra dentro qui, attraverso questi cavi ci si dà la corrente, crea il campo magnetico e il motore ruota. E poi c'è qualche forma di camminare in treno. La trazione è corrente continua, non sbaglio? Questa è corrente continua, vedi che c'è il collettore. Ma perché usano la continua anziché l'alternata? Nelle ferrovie, perché la corrente continua. Prima quelle macchine che ha visto lì, quelle foto alla parete, sì. Era corrente alternata. Sì, sì. A 3600 sì, 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 sì. Tre fasi, però non è. Avevo dei vincoli. Cioè? Per quanto riguardava la partenza, la velocità e lo sforzo d'avviamento. Ah, questa continua consentiva una diversa potenzialità, tanto vero che dal 1925 in avanti hanno preparato solo la continua. Ah, ho capito. Adesso usano la corrente alternata perché con l'elettronica poi riescono a superare, ho capito. Adesso sull'alta velocità dove vanno a 300 euro usano l'alta alternata. Ed abbiamo cominciato a fare una bici una volta facendo le bianche facendo i giri d'Italia con quelle cose. Carbone sì. Schneider Electric. No, adesso non c'è rimasto fuori quasi niente. Comunque piccolo ma grazioso, peccato che sia poco pubblicizzato questo. Abbiamo fatto tante cose, l'ho mandato anche in tutte le scuole. Siamo andati avanti anni a mandare in tutte le scuole le informazioni. Ma vengono la gente, i ragazzi o no? Sì, ogni tanto un po' le scuole se vengono. C'è scuola senza, dove nasce? Allora tu dici al tuo insegnante, ma andiamo a fare un giro a salato con il liceo.
Adesso prendo il dettaglio. Ma voi quando è che siete aperti? Quando siete aperti? Nei giorni, cioè solo per le scuole, per i gruppi, anche durante la settimana, basta il telefono, si prende. Ah, capito. Altrimenti non siamo aperti la domenica mattina pomeriggio. Capito. E sabato pomeriggio. Voi siete dei pensionati della, delle Ferrovie del Nord? No, siamo dei volontari di varie ditte, ma altro siamo qui dalla Ferrovie, no? Capito. La stanza della memoria, documenti della strada del lavoro, 1990. Che parte il pro? Ecco, dopo se ci mettete una firma sul registro dei visitatori. Firma, dai. Qui la vogliamo, da dove viene, qui se vuoi scrivere qualche osservazione, poi il punto per perché ci stiamo per sotto di una linea, allora annulliamo da questa. Annulliamo con la riga qui quelle sono scesi giù. Prima di tutte e tre, così. Senta, questa... così dimostriamo che abbiamo avuto visitatori. Abbiamo 15. No, 15. Senta, questa è una macchinetta schifosa. Voi non l'incontrate, se magari metto qualcosa su internet, perché. Prego? Se metto qualcosa su internet, così, perché fa un po' schifo. Internet, lì c'è indicato sul. Aspetta, c'è il sito. Riviera Bellaschi. Sì, da prossimo. Bellaschi. Museo Wills, dovrebbe esserci su qui l'indirizzo del sito internet, quindi come potete vedere, aspetta, vediamo un attimino se, aspetta che lo correggiamo, che l'hanno cambiato da poco. Sai cosa c'è di questa macchinetta qui di peculiare? È il fatto che se riesco a metterla su e mi viene una cosa decorosa, riesce a farla anche in 3D, in rilievo, fare l'anaglifo. Lei anche lei è di Lomazzo? Sì, di Lomazzo, sì. Pensi che io facevo la letto stampa per la Digital Equipment, una ditta gloriosa che adesso non è più, non c'è più. E nel 1970 io sono stato il primo a parlare del sistema elettronico di stampa che si chiama Typeset 8 e permetteva di stampare appunto in linea elettronica e le prime, diciamo, i primi elaboratori piccoli sono stati venduti al Corriere della Sera, quello in via Solferino, così. E cose della vita. Adesso sono in pensione. Allora, grazie mille, sono estremamente gentile. Ma sempre piacere. Noi siamo tutti volontari, quindi siamo qui apposta per ricevere la gente che ci viene a visitare. Magari però anch'io aiutare a dare una mano. Salve, buone feste, auguri. Grazie. Così si conclude la visita al museo del lavoro saronnese, il museo delle industrie del lavoro saronnese, in data 15 dicembre.
adesso che magari in prospettiva ci sia anche, magari metterò ancora qualcosa d'altro, un piccolo museo, però grazioso, gradevole, con personale in coscienza, molto gentile, molto collaborativo e molto paziente. Vi saluto e auguri di te festività e felice anno 2014. Bye bye. Ti è piaciuto il museo? È bello, eh? Vabbè, lo diremo in giro. Fantasia. Piero Bellasca, presente. Controllando se funziona il cellulare o il tetto? No, questa qui è una fotocamera entry level che dovrebbe fare anche in 3D se funzionasse. Salve, Grazie.